Radio News 24 On Air. Ciao a tutti e benvenuti su Radio News 24 e On Air. Io sono Gilda Di Spirito e vi terrò compagnia con tante storie e interviste davvero interessanti. Oggi ce ne andiamo nella bellissima Toscana e do subito il benvenuto ad Alberto Bianchini Colle Conte. Ciao e benvenuti. Ciao. Ciao. Bene, allora raccontateci innanzitutto la vostra storia, come è nato questo percorso e questa vostra attività. Allora, praticamente è nato, cioè, siamo a tutte e due ci è sempre piaciuto viaggiare. Ok. E tutte abbiamo sempre avuto esperienze di vari viaggi in giro per il mondo, fino a un giorno che ci siamo incontrati. Okay. E da lì è nata sia la nostra storia che il nostro progetto che si chiama Coppia Avventura. Okay. E da lì siamo partiti, abbiamo iniziato a fare un sacco di, cioè, di uscite assieme, di viaggi, di, insomma abbiamo messo in piedi tutto questo che diciamo gira intorno a questa cosa Coppia Avventura. Sì. Che praticamente è un progetto di travel blogger. Mm-hmm. E nulla, e poi man mano siamo sempre andati avanti con nuove esperienze, con nuove collaborazioni, con un sacco di cose che girano intorno sempre al mondo dei viaggi e dell'avventura. E quali sono stati i vostri viaggi più belli, quelli che proprio vi ricordate maggiormente e avete impressi nel cuore? Ma allora, io ti dico, parlo per me, che quello che ho fatto, sono andato a Capo Nord da solo, io e il cane, con un furgone del 1982. Okay. Oh, che spettacolo! E siamo partiti da soli io e il cane. Noi non, cioè, non stavamo ancora insieme, non era ancora nato tutto questo, però quel viaggio lì posso dire che è quello che ha segnato, diciamo, un po' l'inizio di tutto. E invece il viaggio di coppia che vi ricordate meglio? Allora, forse l'ultimo, più fresco, sì. L'ultimo che abbiamo fatto quest'estate, che siamo partiti senza una meta, abbiamo messo delle borse in macchina, io, lui e il cane, e siamo partiti senza avere proprio un punto di riferimento, party vibe, con una tenda, e abbiamo fatto tutta la parte, sempre in Toscana siamo rimasti, la parte della Maremma, sì, tutta la costa, e abbiamo cercato i posti quelli meno turistici, però forse quelli che ti danno più emozioni poi alla fine, posti da scoprire, posti nuovi, più difficili da arrivare, ma che comunque poi ci hanno dato tante soddisfazioni. Beh, bellissimo, poi è sempre bello insomma viaggiare, ma adesso invece, a causa insomma di questa situazione, quindi del Covid, come sono cambiate, come è cambiata la vostra attività insomma di blogger? E ora siamo proprio fermi, ora ci dedichiamo agli olivi e alle nostre olive e portiamo avanti comunque il progetto, facendo vedere anche quello che facciamo, un po' più avventura, anche proprio una vita in terra ferma, diciamo. Quindi al di là dei viaggi fate anche vedere quello che fate proprio nell'arco, sì, delle vostre, sì, giornate. Sì, perché gira anche intorno anche all'avventura, anche alla semplice giornata magari passata in un bosco, alla semplice giornata passata al mare, però perché purtroppo ora come ora non è che ci sono molte alternative per poter viaggiare. Avevamo un sacco di progetti da dover fare, è solo che purtroppo ora, vabbè, cioè, sappiamo tutti la situazione in cui siamo, quindi è un momento di stallo un po' per tutto. E allora, quando si sbloccheranno insomma tutte queste, questa situazione, quale sarà il vostro prossimo viaggio? Avete già in mente un altro? Un altro è dire poco. Tanti altri. Diciamo che mentre siamo fermi qua, abbiamo questa idea, dobbiamo organizzarci per i prossimi viaggi e stiamo cercando un nuovo mezzo da poter costruire a nostra misura per le nostre esigenze, perché abbiamo un cane ma abbiamo anche un gatto. Quindi dobbiamo proprio preparare il tutto e poi voilà, partire per nuove avventure. E non sapete ancora senza quale? Meta, eh? Ah, senza meta, quindi ancora non avete idea di quale sia. Sì, sì, girare l'Italia e non solo. Lui mi vuole portare a Capo Nord, quindi sì, ripeteremo anche l'esperienza di Capo Nord. Sì. Beh, nel frattempo invece farete conoscere alle persone ovviamente che vi seguono la Toscana, che è straordinaria, sì, quindi è una bellissima regione. Sì. Bene, allora, dove possiamo trovarvi? Vi possiamo trovare su Instagram con Coppia Avventura. Sì, oppure tutto attaccato. Su,
ok, tutto attaccato, Coppia Avventura su Instagram, oppure Facebook Coppia Avventura, giusto? Tra lì anche la nostra pagina di Facebook. Poi perfetto, abbiamo anche YouTube, sempre come Coppia Avventura. Ok. E adesso abbiamo iniziato a usare anche Twitch. Ah, sempre perfetto. Come Coppia Avventura, perché penso che secondo noi anche vedere proprio in live quello che succede durante la nostra giornata, penso sia anche quella una cosa molto interessante, oltre al semplice video montato magari della giornata o cose varie. Cioè, quando uno è in live riesce a interagire con chi ti segue, è diverso. È diverso, giusto. È tutto molto più spontaneo e tutto molto più naturale. Bene, allora ragazzi, in bocca al lupo per i prossimi viaggi che spero facciate al più presto, anzi con l'augurio che presto si sblocchi questa situazione, e grazie ancora per essere stati in nostra compagnia. Grazie a voi. Bene, continuate a stare qui con noi sempre su Radio News 24 e On Air.